Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale San Pietroburgo in italiano. Io sono Alla e oggi alle mie spalle c'è la fortezza dei Santi Pietro e Paolo perché vorrei raccontarvi la sua storia e faremo una passeggiata sul territorio. Andiamo! La nostra fortezza si distingue da tutte le fortificazioni costruite in Russia in precedenza. Basta ricordare il Cremlino di Mosca, la fortezza di Novgorod e molti altri. Il loro aspetto è assolutamente diverso e secondo me è più bello e più romantico. Ci sono delle mura alte, numerose torri, ma quelle sono le fortificazioni del passato. Quando Pietro I decise di fondare una fortezza per difendere le rive della Neva, in Europa da più di 100 anni costruivano delle fortezze con i bastioni. Lo sviluppo dell'artiglieria rese le torri e le mura alte assolutamente inutili. Da allora entrava in primo piano lo spessore delle mura. Ma c'era un piccolo problema. Lo spessore delle mura non permetteva ai difensori di osservare tutta la zona attorno alla fortificazione, perché esistevano le cosiddette zone cieche. Per risolvere il problema e rafforzare maggiormente la fortezza, gli ingegneri italiani inventarono i bastioni. Pietro vedeva come un grande vantaggio la possibilità di costruire una fortezza con bastioni in legno e terra battuta. Fondata il 16 maggio del 1703, la nostra fortezza con i 6 bastioni e le mura alte 10 metri fu costruita, pensate, in 3 mesi. Sulle mura furono posizionati più di 100 cannoni e la fortezza fu pronta a combattere. Un fatto curioso è che il primo nemico inaspettato arrivò sotto le mura della fortificazione ad agosto. A lui non aveva pensato nessuno. Conoscete il nemico segreto numero uno di una fortezza su un'isola? L'acqua che la circonda. La prima inondazione della Neva danneggiò le mura di terra battuta e fu deciso di ricostruire tutta la fortezza in pietra, sezione dopo sezione. I lavori durarono più di 30 anni. Le 9 mura furono costruite in pietra e mattoni. Lo spessore delle mura è pari a 20 metri e l'altezza è 14. Sul territorio della fortezza si formò un piccolo borgo per la guarnigione. Ci troviamo sulla via principale che porta alla piazza della cattedrale e alla nostra sinistra c'è un edificio molto particolare. Ricordate che Pietro I sognava di vedere la sua città regolare e perciò ordinò di creare dei progetti di case modello. A sinistra vediamo un edificio costruito già dopo la morte di Pietro I su uno dei progetti. Case come queste venivano costruite per gli artigiani, i proprietari di piccoli negozi, mercanti, eccetera. All'epoca qui si trovavano gli uffici degli ingegneri militari che effettuavano i lavori di costruzione e di manutenzione della fortezza. Da pochi anni sul territorio della fortezza si trova il monumento a Pietro I creato dallo scultore moderno Schemaker. Mi piace tantissimo questo monumento. Chi vede questa statua non dimenticherà mai che il fondatore di San Pietroburgo aveva un corpo molto sproporzionato. Non come qui, ovviamente. Pietro era alto 2 metri e 4 centimetri, un vero e proprio gigante dell'epoca. Aveva la testa piccola, le gambe sottili, le spalle strette e portava scarpe numero 39. Lo scultore ha fatto il nostro Pietro alto 4 metri, invece la testa è stata fatta in dimensioni naturali. È il ritratto scultoreo di Pietro il Grande. Per scolpire la testa e il viso dello zar, lo scultore usò la maschera dello zar realizzata durante la vita del sovrano. Sulla piazza della cattedrale sono affacciate la cattedrale dei Santi Pietro e Paolo, la zecca e la casa del comandante. La cattedrale dei Santi Pietro e Paolo fu costruita dall'architetto Domenico Trizzini e fu inaugurata nel 1733. Dedicherò un video completo alla storia della cattedrale e vedremo i suoi bellissimi interni. La zecca fu spostata qui da Mosca nel 1724 e da allora qui si coniavano le monete per il paese. La scritta sull'edificio dice «Il cortile delle monete». Il palazzo attuale risale all'inizio del 800. Attualmente la zecca principale della Russia si trova a Mosca e qui si coniano le medaglie e le monete commemorative.
Nella casa del comandante si trovavano gli appartamenti del comandante della fortezza e i suoi uffici. Sulla piazza sorge un piccolo e bel edificio chiamato Casa della Barca. Sul tetto c'è una statua che personifica la dea della navigazione. L'edificio fu costruito appositamente per custodire la prima barca di Pietro il Grande. All'età di 14 anni, lui ricevette un regalo particolare, una barca a vela. Da questa barca prese l'inizio la sua grande passione per la navigazione e il mare. Questa specie di barca in russo è maschile, barcone. Pietro lo chiamava il nonno della flotta russa. Durante le parate della flotta russa, il barcone passava per primo, guidato da Pietro il Grande personalmente. Lo seguivano le grandi navi da guerra costruite nei cantieri navali di San Pietroburgo. Attualmente la barca si trova nel Museo Navale e qui c'è una replica del Novecento. Usciamo dalla fortezza attraverso la Porta della Neva. Qui si apre un panorama mozzafiato. All'epoca la porta veniva chiamata la porta del comandante perché da qui con la barca partiva il comandante, appunto, ma i cittadini la chiamavano la porta della morte. Sin dall'inizio la fortezza serviva anche come prigione politica, chiamata la Bastiglia Russa. Le persone condannate alla pena capitale lasciavano la fortezza qui e con la barca venivano portate al luogo dell'esecuzione. Del lato oscuro della fortezza e dei prigionieri più famosi vi racconterò in un altro video. Pietro I ordinò di controllare il processo della costruzione di cinque bastioni ai suoi amici. Ora portano il loro nome. Pietro sorvegliò personalmente l'edificazione del sesto bastione e quello fu chiamato dello Zari. Ci troviamo sul territorio del più famoso bastione della fortezza, Narishkin. Sulla torre della bandiera si vede una delle bandiere della flotta russa. Il bastione è famoso per la sua tradizionale cannonata del mezzogiorno. La tradizione del colpo di cannone a salve dalle mura risale al Settecento. All'epoca i cannoni sparavano non solo per indicare il mezzogiorno, ma anche per avvisare per inondazioni, per festeggiare la nascita dei figli dello zar. Pensate, 101 colpo per la femmina e 301 per il maschio. È tutto per oggi, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, per non perdere i nuovi contenuti iscrivetevi al canale e noi come al solito ci vediamo molto presto qui su YouTube. Alla prossima, ciao!